penso che questo controllo andrà avanti e se ho capito bene, dalla revisione di tutti i conti e delle spese che ci sono in aeroporto sta venendo fuori di tutto. Per esempio abbiamo probabilmente, e chiederò conferma a Giuseppe Acerno, abbiamo notizia, non so se sia vero, che addirittura l'amministratore unico disponesse di un servizio di scorta personale, di sorveglianza presso la propria abitazione. Ora, la cosa mi indispone in modo particolare, a spese ovviamente degli aeroporti, la cosa mi indispone perché io mi sono candidato a sindaco uscendo dalla direzione del distrettore antimafia. Il ministro dell'interno Scajola mi tolse la scorta sull'istante, il giorno stesso in cui, dopo 15 anni quasi di scorta, mi tolse la scorta, come probabilmente è giusto, il giorno in cui io mi misi in aspettativa. Dopodiché, in questa città io giro, come voi sapete, a piedi in tutti i quartieri, o in motocicletta o in altro modo, senza bisogno di alcuna scorta. Ora mi chiedo, è possibile mai, e provate a immaginare cosa sarebbe accaduto se io mi fossi fatto sorvegliare la mia abitazione a spese del comune perché ero un vecchio magistrato dell'antimafia. Avrebbero detto, ma no, facevi bene a rimanere in magistratura, non a farti fare un servizio di sorveglianza. Io capisco che ciascuno di noi ha paura, la paura per un pubblico amministratore è forse meglio scordarsela, diciamo così, no? Perché i rischi sono continui, come potete immaginare. Voi sapete bene che ogni volta che mi vedete nel portone del comune di Bari non sapete mai se quella persona che mi incontrerà mi darà due baci, mi manderà al diavolo o, che ne so, come è capitato, si verserà addosso della benzina o peggio. Perché, ecco, la paura capisco che è una brutta bestia, quindi può anche far fare delle scemenze. Questa è stata una scemenza grave. E siccome pare che sia costata diverse decine di migliaia di euro questo servizio, io, ed è questo il motivo, ripeto, della conferenza stampa, chiederò oggi stesso la convocazione dell'assemblea degli aeroporti di Puglia, perché nella sede formale il comune di Bari chiederà che l'ingegnere Di Paolo non solo restituisca tutte le indennità per responsabile della sicurezza che ha percepito indebitamente grazie, secondo me, ad un meccanismo che costituisce reato, ma soprattutto si faccia carico del servizio con i suoi soldi. Peraltro non mi risulta che gli manchino i soldi, quindi che si faccia carico del servizio di sorveglianza della sua abitazione, che restituisca anche questo denaro agli aeroporti di Puglia. E voglio anche dire che ho sollecitato stamattina, ieri, la Regione Puglia, come Presidente del Partito Democratico, come Sindaco di Bari, ad una totale revisione di tutta la gestione dell'ingegnere Di Paolo, che risulta essere gravemente inquinata da elementi, diciamo, di profonda e gravissima scorrettezza amministrativa. Io non ho altro da aggiungere, se avete delle domande da farmi sono a vostra disposizione.